Allora, Rombè, Berto, ci siamo, siamo in diretta? Sì. Berto? Sì. Allora, come va? Io lavoro, non posso pensare a te, io sto lavorando. Lavori? E da quando in qua? Da sempre, a differenza tua, che ne hai faticato in vita tua. Io se avessi voluto lavorare non avrei scelto di fare il giornalista, l'ho detto un sacco di volte. Giornalaio, come dicono in no, tanto. No, i giornalai faticano, ci svegliano presto la mattina. Perché c'è una piana? Causa, questi poveri giornalai che faticano veramente. E l'altro, che loro sono ingommiabili, si svegliano presto la mattina. E cosa dobbiamo parlare? Di te. Parlare di me non gliene frega niente. Dico che va sempre tutto bene, lo sai. Perché il famoso motto è basta che non sono ammazzato. Potete dire quello di me, quello che volete. Se mi ricordo bene, un collega, ma la grossa pompa mea, ma pare che pigliava sempre ammazzato. Ma quello era un problema suo. Lui ci teneva alla sua immagine e offriva l'altra guancia. Che stai pigliando? Bel caffè. Essere nello studio originale di casa Menzione ha dei vantaggi. Ma la signora Menzione come si sta comportando con te in quarantena? Io la vedo e me la piango. Mi evita peggio del solito. La capisco. La capisci? Allora, beh, quando si torna a giocare? Perché lo sai che si torna a giocare. Si torna. Io non so niente. E io finché non vedo, non credo. Ah, però tu immaginati qualcosa. Io ho detto l'altro giorno, cioè sono una quindicina di giorni che dico... Ti permettono a giocare il 31 maggio. Io dico il 17. No, io dico il 31. Anche perché si torna all'attività il 20 maggio, quindi hanno una decina di giorni per allenarsi e si va di fretta. Si torna in campo ad allenarsi intorno al 16 maggio. No, penso prima. Penso prima. Manca un mese, dai. No. Non credo proprio. Tu dimentichi, io ho intervistato anche Lo Palco ieri. Qui c'è il problema della seconda ondata che tutti state sottovalutando, non vi state rendendo conto. La seconda ondata è un problema enorme. Primo perché, come mi ha spiegato ieri Lo Palco, che è uno dei più grandi infettivologi italiani ed è quello che è stato chiamato, oltre che alla task force, anche da Emiliano, il governatore della Puglia, essendo pugliese. Infettivologi in Italia non è che hanno fatto belle figure quest'anno, e abbiamo volte che parlano veramente. Allora, a me non mi interessa niente se Burioni o Galli a febbraio hanno detto in Italia non arriverà mai. Stiamo parlando di gente che un certo livello, non stiamo a scherzare. Tu non hai nessun titolo per parlare, loro sì, hanno titolo perché sono gente capace. Ma vogliamo sempre dileggiare tutti in questo momento? No, ti sto dicendo quello che voglio dire io. Non è che ci hanno preso gli infetti, io non credo. Senti, che... non fanno gli indovini, fanno i scienziati, fanno i medici. Quindi vediamo di non dire. E gli altri che fanno? Gli editorialisti televisivi? No? Fanno sì, ormai Caldi quello fa, gli editorialisti televisivi. Secondo me fa quello perché non lo vogliono in ospedale per non fare danni. L'ospedale è un importantissimo, se tu sapessi chi è Galli ti avresti la bocca col sublimatico, come dice. Aspetta, però come dicono a Bolzano ogni scarpa da vendere scarpone. Ma quale scarpone? Ma impazziamo proprio. Beh, devo dirti la verità, a parte che lo vedo che ogni sera cambia idea su qualcosa. È una persona antipatica, è il classico barone universitario spocchioso, antipatico. Ha fatto certo. Onestamente, in un paese normale, la sua immagine pubblica non mi interessa niente. Io so che il professor Galli, la sua qualità, certo. In un paese normale che ha fatto l'ospedale, io so, e quindi non mi permetto proprio di criticare. Certo, in un paese normale, siete dei pettegoli e degli sparloni. Non siamo né pettegoli né niente. Dico soltanto che Ancelotti, grandissimo allenatore, ha vinto come nessuno in Europa. Troppo ultimamente, capita a tutti. In un paese normale, uno che sbaglia tante cose, poi non viene proposto per porre rimedio ai suoi stessi errori. Vabbè, sì. Finanche Cadorna, dopo Caporetto, quando hai finito di dire cazzate, cominciamo a fare cose serie. Beh, ma tu parli qua per sentenze. Io vedo, analizzo le cose che sento. C'è gente che a differenza di tu che si fa sfasolato, c'è gente che ha studiato veramente. Lo metto in dubbio che abbiano studiato veramente. Cioè, uno che ha una carriera come Galli, tutti devi solamente lucidargli le scarpe, invece fa questa cosa settentrionale contro Galli, perché Galli è antipatico. Galli è insopportabile. Galli è uno che l'ho visto in televisione dire, mo al di là del resto che ha detto, basta, torno al lavoro, se no qua pensano che sto solo in televisione, cambiai canale, lui in quel momento stava cominciando il collegamento dall'altra parte.
Poi dopo come si è comportato qua a Scirti, per amor di Dio, l'ho pesato proprio per quello che va, per quello che hanno combinato in Lombardia in questi quest'epoca. Cosa? La colpa è di Galli. È la colpa di Galli, però qualcosa. Tieni presente che oggi i tuoi colleghi del giornale hanno detto che vogliono, erano tutti arrabbiati perché qualcuno voleva cercare di cambiare il sistema formico. Io spero che il sistema formico venga rimosso, temo di no, però. O no? Ci sono stati da aspettare. Sei per il sistema Formigoni, il modello Formigoni? Formigoni l'hai tagliato, per cortesia, che stiamo parlando? Formigoni? Mariuccello, anzi, Mariuccello, buono, no Mariuccello? Ti sto dicendo, oggi la grande stampa del nord si è adombrata che qualcuno vuole in Italia cambiare il modello Formigoni. Spero che lo abbiano cambiato. Non ci credo, perché in Italia certi modelli funzionano sempre, non si cambieranno. Beh, mi piace una cosa, che tu parli della sanità italiana come se fossi un esperto. Io tutta questa esperienza non la tengo, non mi permetto di parlare. No, vedi Umberto, io non sono esperto di sanità, però se uno fa un'operazione e il paziente è vivo, è morto, se lo riesco a vedere. Qual è il sistema Formigoni? Spiegamelo. Lo so, non me l'hanno spiegato, ma ricordo perché è stato sospeso Formigoni. Il metodo Formigoni non mi piace, non mi convince. Mazzetti a gogo. E poi questo è il sistema da vantare e ha portato a questi risultati. Ma le mazzette non si discute che Formigoni è stato un ladro, lo dice la magistratura, è quello che ti fa. Se però il suo sistema era valido o meno, io non lo so perché non lo conosco. Noi dobbiamo distinguere, per esempio, uno come Bettino Craxi avrà rubato, sarà stato Mariuolo. Io sono anticraxiano di ferro, quindi ribadisco, sono anticraxiano. Però non è che Craxi ha fatto solo questa lì. Craxi è stato uno che c'era due palle che gli fumavano così. Craxi non è un uscè. Craxi, allora, solo perché ha rubato è tutto da buttare. Cioè, perfino Benito Mussolini, che è un delinquente della storia, perché ha partecipato alle leggi razziali, ha fatto una guerra mondiale, eccetera, eccetera, ha ucciso milioni di persone, anche lui ha fatto qualcosa di buono. La bonifica Pontini, eccetera, eccetera. Ci sono cose buone nel suo governare vent'anni. Cioè, voler fare sempre tutto nel buon fascio è populismo becero e fisso. Io non. Umberto, io senza saper né leggere né scrivere. Lo devo conoscere. Poi che lui abbia preso le mazzette non significa che il sistema sia. Umberto, quando si prendono le mazzette, in genere lo si fa per favorire qualcuno che non ne avrebbe diritto. Allora in Italia fa schifo tutto da sempre, perché le mazzette se l'hanno pigliate sempre. Sempre. Me lo ricordo da ragazzo. Umberto. Credo che il sistema sanitario lombardo, questo momento storico, non sia un modello proponibile. Perché quello che è successo in Lombardia succedeva in Campania, stavamo con tanti morti. Ma con i se e con i ma non si fa la storia. In Campania non è successo. La capacità lì. Campania non è successo. In Campania abbiamo avuto qualche medico ha scoperto la situazione. Abbiamo avuto un governatore che ha detto siamo il lanciafiamme, un governatore che ha detto andiamoci a prendere l'aperitivo. Quando le cose in Campania vanno meglio, piace che quando facciamo le stupidaggini lo diciamo. Invece ancora oggi libero. Secondo me tu stavi tra quelli che a Pozzuoli ballavano in mezza via, perché tu sei capace. Io non ho mai ballato in vita mia, tu si ballava. Mai ballato in vita mia. Non sei mai andato in discoteca tu? Ma credo che l'ultima volta sia stata al compleanno di mia cugina quando feci 18 anni. Non ti dico quanti anni c'ha mia cugina perché sennò si incazza. Però avevi tua moglie ballerina, qui piaceva ballare, tu non andavi a ballare. Forse ballava lei, non lo so. Con me. E come vede la fidanzata che si ballava e tu no? Ma la fidanzata siamo mai andati in discoteca. Mai. L'hai fatta soffrire dal primo giorno. Esattamente. Comunque, tornando alle cose quasi serie, io credo che quando le cose in campagna le facciamo benino, lo dobbiamo dire. Se Sky del Gran Bretagna ha lodato il cotugno, forse va bene. Anche se Mentana ha scritto... Addirittura a Napoli c'è anche qualcosa che fu un altro poco. Voleva dire una cosa positiva, ha mostrato. Beh, non mi fa parlare di questo. Andiamo di scemenze. Come fa il tuo presidente?
L'ho intervistato oggi, stai parlando di Malagò, il presidente del CONI. Sto parlando Mattarella. Chi è il tuo presidente? Tu sei tifoso, oggi l'hai parlato. Ho Presidente visto Mattarella. su Twitter che hai cominciato a parlarne bene. Io ho un solo presidente, si chiama Mattarella. Io sono della Repubblica Altro Italiana. presidente tuo? Il presidente della Federazione, Gravina. Hai un presidente che è nato, che vive a Roma. Mattarella, appunto. Facciamo qualche condivisione, sennò qua non ci vede nessuno. E francamente, forse li capisco pure se non ci vogliono vedere, però. Il tuo presidente come sta? Avanti. Mattarella sta bene, ma in televisione. Allora, l'hai rinnegato definitivamente il tuo presidente? L'hai rinnegato? Beh, fammi capire. Allora, per essere mio, deve avere una carica che riguarda me. Quindi io ho un presidente della Repubblica Italiana, si chiama Sergio Mattarella. Tu sei tifoso del Napoli? Penso di sì, questo te lo posso garantire. Sei tifoso del Napoli. E allora? E quindi hai anche un altro presidente. Come sei cittadino italiano, sei tifoso del Napoli. Ma è il presidente di tutti noi allora, No, perché no. non sei tifoso del Napoli. Io sono tifosissimo. Proprio in quanto tifoso del Napoli non lo riconosco È il come presidente. tuo presidente. È Allora, anche sta facendo di bene. il tuo presidente. Tra l'altro, tu e lui avete proprio un'affinità perché tu sei pappone. Mezzo pappone. Non lo Cognome dimentichiamo. di tua mamma qual è? Pure di cognome. Pappone. E quindi tu sei il vero pappone, Io sono anzi, mezzo pappone. tu sei il vero pappone. Io sono, ma difatti non lo chiamo mai pappone. Al più lo chiamo lenone. Perché rischi la parentela, perché rischi la parentela, quello è il problema. Io ho cugini che fanno pappone di cognome e sono curioso di essere loro parente. Beh, non ti si sente più. Io sto qua, tu sto Ma parlando. che stai facendo? Sto rispondendo al mio collega Marco Giordano che oggi abbiamo intervistato Malagò. Voglio, mi spaccate. E ha detto Mara. Che bisogna Il ripartire, che suocero di c'è. Marina Tripa di Meana, che t'ha detto? Il genero, ho detto il suo. Il genero, un suocero. Guarda che Marina Tripa di Meana ai suoi tempi era una bella gnocca, tutto sommato. Era brutto. Marina Ripa aveva il vizio di spogliarsi in pubblico, aveva il suo fatto, la faceva, cioè radicale così, Una vabbè. volta disse che lei avrebbe indossato una sola pelliccia e la mostrò e non era male. Mi ricordo questa foto. Tu sei ormai diventato No, un porco terribile, guarda. tu mi hai. Pubblichi foto di donne nude a gogo, proprio, ti si No, scamicciano. no, fu una. Tu la ricorderai, Umberto, perché l'ho vista anche a casa tua esposta. È una foto che fece epoca. Senti, ma la tua amica, quella là con le tette grosse, là, come si chiama? Marica. Oi, che sai? Oi, beccato! Amica mia, la La fruscio, come la chiami tu? chiamo da tempo, ormai non ci. Ah, ho capito. Quindi, ma ieri hai fatto una trasmissione con un pulcinella extraterreno, fammi capire. Io e voluto un altro pianeta, volevo sapere come vanno le cose in Italia, eh. Se ne è fuiuto però, se schifate, se ne è Quello se ne è fuiuto. finito dalla terra, perché sulla terra noi ci lamentiamo dell'Italia, ma secondo me. Nel momento in cui sapevo che tu non c'eri per evitare di essere infettato. Sì, io devo dire la verità che in Italia siamo meno peggio che altrove. Ho detto, guarda che non ce l'ha il coronavirus, no, boh, ma chi l'ha infettato di suo proprio? Ma io sono asintomatico in tutto, io sono un genio asintomatico. Ti è Ah, piaciuto l'altra? sei come Lozano, quindi. No, 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 no. Come il tuo presidente è uno spendaccione asintomatico. Ancora. Beh, ma non leggi oggi chi ti ha scritto? Ma nessuno pensa. Aspetta, vado a vedere. Ti condivido sulla tua pagina, vai. Alberto E condividi, forza. Iariello, eccolo qua. Ma come stai brutto in questa fotografia? Beh, oddio, non è che stai brutto in questa foto. Devo dire che questa foto, tutto sommato, ti rappresenta per quello che sei. Comunque, No, andiamo avanti. io mo penso che non mi faccio manca a barba fino a che non vado in trasmissione, quindi E sono chi ti ha insegnato impresentabile. sto fatto? Io mi ricordo che c'era uno che lo faceva sempre, c'era la barba 2 volte a settimana. È giusto per far respirare un po' la barba, capito? E allora, tu dici che si ritorna in campo a fine maggio?
Io penso di sì, se le cose vanno in questo senso. Io voglio sapere, non stanno i video in diretta. Allora, non mo ce l'hai sulla tua pagina pure, avanti, ma bene, vai sulla tua pagina. La mia pagina mi mandi a manicomio perché io sulla mia pagina non trovo Io niente. la vedo, sto sulla tua pagina e ci sei, un bel. Allora, scusate, io vado sulla mia pagina, sto sulla mia pagina. Esatto. Carica, ricarica, fai ricarica perché te l'ho fatto dopo. Ho fatto ricarica, scorro, storie in evidenza, poi ci sta Inter Napoli, la prima cosa che mi Io la appare. vedo, io la prima cosa che vedo sulla tua pagina è una fotografia di un campo di calcio in notturna. Poi ci sto filmato e poi ci stiamo noi, bellissimi. No, dopodiché io vedo Radio Punto Nuovo, Non lo so, ci sta. Andiamo a vedere. eccola qua la diretta. Andiamo a vedere. Provata. Meno male. Allora, vediamo un po'. Nunzio Vitolo 3. Che va annuncio? Com'è? Non c'è Vobis, fai tu, fai. Lo so, ma io già lo sento troppe volte. Le date di liberato sono quelle che è il giorno che stabiliscono per uscire, tutte inesatte, liberate sono usate, tra l'altro del E quelle? giorno che stabiliscono per uscire. Va capito? Quando non sta fuori al balcone non connette. Potrei ripensare il campionato e giocare a porte chiuse, Danny Di Lorenzo. Io credo che comunque mo scherzi a parte, dicendo una cosa. Mi chiamo bufale tipo Cavani, la Itaurim, perché obbligo da me, io non c'entro Tu niente. sei ormai la tua immagine è legata a quella di Cavani. Ma parlato con Leopoldo Balsamo, viene fuori la democristianità di Liberato, prima che tu Hai sei un negato. democristiano. Hai negato. Siamo tutti democristiani. Ma quando mai? Chi è democristiano sintomatico consapevole e chi è asintomatico inconsapevole? Ma siamo tutti democristiani. Ciao da parte di Imma. Imma Amato, ci saluto. Lascia Poi, stare, non toccare a Imma. E Gennaro Casoria, che sarà parente del ragionier Casoria, penso presumo. anche io. Mastino. Non è successo. Boh, che cosa? E speriamo che non succede. Quello che stavi dicendo tu si era capitato in campagna. Non è capitato. Su I medici questo campani posto, sono guarda, bravi. non c'è niente. Tant'è vero che il nostro governatore, ma detto dottore, poi esagerato. Il nostro governatore, quando si è reso conto di quello che è successo in Lombardia, ha voluto fortemente le stese sociali perché sa benissimo che il nostro sistema sanitario non avrebbe avuto nessuna chance se avesse ricevuto uno tsunami come quello abbattutosi in Lombardia. Ragazzi, il nostro sistema sanitario per il momento ha retto con delle eccellenze straordinarie. Con dei numeri che sono totalmente diversi, libera. Certo, può darsi che il sistema ha retto perché funziona, che ne sai? Non possiamo criticarlo anche quando non ha sbagliato. Dopodiché sono stati fatti gli adeguamenti. A Milano dovevano fare un ospedale per 400 posti, hanno fatto 20 posti e hanno portato 300 giornalisti in assembramento. Questo è tutto immagini, tutte cose inutili. A Napoli mi va a dire De Luca che io non ho mai votato, sta facendo delle cose che come vanno fatte. Lo vogliamo dire? Tu che sei un vetero comunista? Io non sono manco comunista, penso Ma proprio. che sì, scusa. Hai parlato bene di Mussolini. Io no, per carità di Prima hai Dio. parlato bene di Mussolini. No, ho detto che non Hai bisogna detto mai una cosa che quando hai detto un qualcosa che se l'avesse detto Berlusconi sarebbero scesi proprio i sindacati in piazza. Allora, io sono stato sempre di sinistra, ma io sono un progressista, anzi, Che? per meglio chiarirci, io sono un keynesiano di sinistra, cioè io sono per il welfare state, sono per la domanda effettiva, sono per l'intervento dello Stato dell'economia, io sono un socialista liberale, come era Proudhon, la terza via, ma che palla a fessi cosa tu non capisci niente. No, ma me lo ricordo. E da ricordo a Proudhon, giocavo senza vittoria al Madrid. Umbè, io c'ho una cultura, la nascondo bene, ma fai spazio su cambi. Dobbiamo parlare, parliamo. Io ho fatto gli studi grossi, grossissimi, enormi, durati. Sì, va bene. Capito? L'ultimo libro che hai letto, a quanti 25 anni fa risale? Aspetto. Almanacco di quest'anno del calcio. E di quest'anno. Il problema, io c'è una cosa, ma tu licei all'università, quanto tempo studiavo? No, allora, al liceo non studiavo poco e niente, anche perché tenevo da parte i miei professori di italiano e i professori di ginnastica. Io ero un piccolo fenomeno a giocare a pallone ed ero un po' un. Però come da mo' Beh, lascia buon perdere.
ed ero molto bravo in italiano a fare i tempi. Questo mi ha aiutato. All'università, devo dire la verità, studiavo bene la guida dello studente. Sei sciatto, non controlli mai niente, sei sciatto, come in tutte le cose della tua vita, però sai scrivere, questo ti va dato atto. Va. Mamma mia. Chiamo Maddino un momento, per favore. Chiamo Maddino un momento. Bella, no, è andato via, sei in un altro pianeta. E allora all'università studiavo la guida dello studente. Scrivevi bene, poi non facevi niente. Cosa? Oltre che scrivere bene, che facevi? Cioè? Bastava. E latino, greco, matematico, fisica. Poi guarda, sono intelligente, dì le cose le capisco. Guarda che sei scemo, non si, questo praticamente facevo. Non potevi mai incassare, riuscivo sempre a rigirarmela in qualche modo. E giurisprudenza, che piano hai fatto? Quale piano ti sei inventato per far spicolare? Piano giuridico, mi ricordo qualcosa. Non ricordo, ma è giuridico, storico giuridico. E quali esami hai evitato? Tutto, non ho fatto diritto commerciale, non ho fatto economia politica, non ho fatto diritto del lavoro. Fu commerciante, non ci capito. Mamma mia. Vabbè, io ho studiato bene la guida dello studente. Non devo raccontare una cosa, io la racconto spesso, forse l'ho raccontato tanti, ma una volta scoprì che un professore cambiava cattedra, era un esame. A marzo faceva un esame, la storia delle dottrine politiche, e a maggio faceva un altro esame, era sempre attinente, chiaramente. Io fui incuriosito da questa storia. Vedi sulla guida dello studente che il programma era lo stesso. A marzo per un esame e a maggio per un altro. Era lo stesso. Perché vado a fare a marzo l'esame, studiai e presentai praticamente dopo 40 giorni il libretto. Vabbè, lo pure lo stesso voto, sì, grazie. Non ti faceva anche l'esame? Faceva affatto. Avevo studiato. Hai rubato un esame. Sapete, poi una cosa, l'esame è più bello che io ho preso. Babamone. Era un esame tosto. Certo. Babamone. Sì. Scoprì che fa 4 donne. Non mi risulta affatto. 4 domande, nel senso che parlavano di 4 argomenti ogni volta che l'esame. 3 erano fissi, gli chiedevano a tutti. E un altro dove capitava. Erano argomenti, cioè non era una domanda secca, erano su argomenti. Mi studia solo quei 3 argomenti. E a tentare l'esame. E alla fine io risposi molto bene alle 3 domande di questo argomento. E il 4º argomento non sapevo manco dove stava casa, ma arrangiai un poco perché cosa me la ricordavo, non era l'esame che facevo. Alla fine il professore disse, però si vede lei è caduto su questa domanda, gli altri 3, le domande, gli argomenti più importanti, è molto breve, mi dispiace, mi 27, lo accetto oppure vuole tornare? Disse no, lo accettai, non ho studiato niente, mi ero fatto solo 3 capitoli. Vergognati, ma perché un bene? Ma tanto io sapevo che non avrei fatto l'avvocato. Io, a differenza tua, ho fatto 21 esami di giurisprudenza, ne ho fatto anche uno d'architettura. Sì, la so sta storia. Tu hai capito? Il classico secchione. Io studiavo seriamente. Io no. Uno che studiava in maniera costante. Io iniziavo, so la gente quando gliene frega di come studiavo io, come stiamo parlando, io iniziai seriamente, poi dopo mi capì che volevo fare il giornalista e quindi non me ne fregava più delle cose giuridiche. Cominciai con 2-3-30, diritto costituzionale. Che poi sei andato a fare la specializzazione alla LUIS. Ho fatto la specializzazione alla LUIS, là era tosta perché dovevi vincere. Là veramente ho studiato. Anche perché insomma costava troppo, se non mi dava borse. Là studiai parecchio. Cioè, parevi un giornalista vero, se stavi, insomma, sei uscito da un corso da LUIS, una roba seria. Sì. Testamento. Io penso di essere molto bravo. È roba che si inguaiata proprio, insomma. No, no. Io poi devo essere sincero. Ho avuto l'impressione qualche volta di essere troppo bravo per essere accettato. Nel senso che...
No, io ora richiamo Lo Palco, gli dico, dottore, mi sono scusato, mi sono domandato una cosa, ma ci sono effetti collaterali del coronavirus? Che è un amico che è uscito scemo. Allora voglio capire, è un problema suo o è il coronavirus che sta facendo questi No, effetti? è tutta roba endogena, non beh, te l'ho spiegato. Tutte le stronzate che dico io sono di natura endogena. Il endogeno è imparato a storia, perché molti non hanno capito che vuol dire. Produzione propria, endogena ed esogena. Endogena è quando è prodotta dal mio organismo dall'interno, esogena quando viene dall'esterno. Non è colpa di un virus, come non è colpa di alcol, non è colpa di stufa. Il tuo presidente, Il tuo? il tuo presidente, siete papponi tutti e due, Io ricordatelo. mezzo. E lui zero, e lui niente. Io lo sono di nascita, lui dicono alcuni professionisti, lo sono, lo scelgo, indico. Riabilitato tutta la politica presidenziale di Lorenzo, sappilo. Però, No, no, no. ancora una volta, Poi se vogliamo parlare seriamente della politica di... comunicativamente si è dimostrato zero. Perché ancora una volta ha fatto un errore clamoroso. Cioè, dice, lui ha fatto beneficenza in proprio in privato. Il cittadino De Laurentiis, problema suo, non conosco, non mi interessa, fatti dei suoi. Il cittadino De Laurentiis è libero di fare le donazioni che vuole, la beneficenza che vuole, nessuno può andare a sindacare il quantitativo di quanta beneficenza voglia fare. Che lo faccia privatamente e non lo renda pubblico gli fa anche onore, perché non è una cosa che si fa per mettersi in bella mostra. Ma questo è il privato cittadino De Laurentiis. Ma il veicolo Napoli, e quindi in qualità di presidente, zero spaccato. La Roma ha fatto le apette, gli apetti, chiamano come te pare, meravigliosi, con la consegna del cibo a domicilio, con la sciarpa della Roma, per dare un minimo di gioia ai suoi tifosi bisognosi. La Fiorentina ha fatto la raccolta, la crowdfunding, la raccolta fondi. Cioè, ci sono società che hanno speso il loro marchio per dare aiuto alla propria città, perché c'è una comunanza, una simbiosi tra la squadra di calcio e la città. Il Napoli, zero, in Vedi, quanto di calcio nuovo Napoli. parlando quasi se... Riesce a capire proprio che lui non coglie mai l'occasione per far sì che la società Calcio Napoli e la città siano in qualche modo unite A lui questo, insieme. vedi Umberto, mo parlando quasi Parlando quasi seriamente, seriamente. questo è la cosa che me lo fa amare e che per cui E verrà mai questo amato dai tifosi. lo fa male a tanti. Non Ora verrà dice mai amato dai tifosi. beneficenza, Lui ma non riesce a... fai che il Napoli sia un veicolo di trasmissione Di e di aggregazione. Cioè, identificazione squadra città non la vede proprio. fai che da privato cittadino, chapeau, ma è un problema individuale. Se tu lo fai, non crei nessun effetto moltiplicatore. Napoli potrebbe creare un effetto moltiplicatore. È quello che lui non si rende conto, ma anche come segnale di vicinanza del calcio Napoli. Io non critico De Laurentiis in quanto De Laurentiis, io critico De Laurentiis in quanto tifoso, in quanto presidente del Napoli. E lo stesso ragionamento che fa Patrizio Lipa quando va in teatro e ci racconta se stesso con Patrizio versus Oliva, cioè l'uomo Patrizio verso l'atleta, il pugile Patrizio. Allora, il presidente Aurelio versus l'uomo Aurelio. Se l'uomo Aurelio sente il bisogno di donare, il presidente no. E a me interessa il presidente, non l'uomo, quello che la gente non capisce e tu lo vuoi criticare per forza. No, assolutamente. Che tu lo voglia criticare per forza, ma sembra proprio. Però devi sapere che io vivo questa sventurata condizione di essere attaccato da destra e da destra e da sinistra. Cioè, da chi ritiene che io sono contro De Laurentiis, lo voglio criticare, ma buffe le malaparole. E da chi ritiene che io invece approvo De Laurentiis da Lecchino, e ma buffe le malaparole. Nessuno capisce che io ci sono cose di De Laurentiis che condivido profondamente e cose di De Laurentiis che detesto profondamente. Sarò libero di dire questo mi piace e questo non mi piace senza essere Umberto, Umberto, la gente questo non lo capirà mai. La gente parte da un preconcetto. a me non me ne fotte Manco a proprio. me, manco, basta che non sono ammazzate, posso dire. La gente in genere parte da un principio. Se dicono quello che pensi tu,
che pensano loro, sei uno onesto. Se non è quello che pensano loro, sei o in malafede o incapace. Quando si parla di calcio del Napoli, tu parli bene di De Laurentiis perché ti dai soldi. Parli male di De Laurentiis perché... Questo è il concetto base che... La gente. Proprio non c'è niente da fare. Se non c'è niente da fare, uno niente, ma pagavami. Poi, chi vuole seguire... Da questo punto di vista molto democratico, la mia pagina basta che non offendono gli altri, possono scrivere quello che vogliono. Umberto, come si fa a riprendere i campionati? Se qualcuno risulta positivo, poi che succede? Tutte le squadre in quarantena, partite perse, si rinvia ancora? Ce lo chiede il collega di Avellino, gentilissimo, tra l'altro, Felice D'Aliasi. Però questo non te lo può garantire nessuno, eh? Il quale Felice mi regalò dei magnifici tartufi, però ebbe la sventurata idea di mandarmeli tramite Peppi Anicelli. Secondo te, questi tartufi che fine hanno fatto? Ma non lo so, oggi ho scoperto che lo zio di Peppi Anicelli gli ha lasciato dei carciofi e se li stava mangiando. Penso che saranno pure i tartufi che hanno fatto quella fila. Infatti mi è arrivato un messaggio, ottimi i tuoi tartufi. Capito o no? Chiste, camma fa. Io penso che torneremo a giocare, ma con mille problemi. No, però, allora, mo parlando, torneremo a giocare con mille problemi. Bisogna anche considerare una cosa, la gente ha avuto... realmente la percezione di quello che stava succedendo quando è stato sospeso il campionato. Da allora, tranne le zone molto colpite, gli altri non... Tornare a giocare sarà il segnale che la vita ricomincia lentamente, a porte chiuse. È quello che ha detto anche Malagò, è quello che gli ho fatto dire, perlomeno. Questo credo che sia un fatto scontato. Da un giocatore positivo, i giocatori devono rinunciare a delle mensilità o no? Sanno abbassare i stipendi, sì o no? Per me è obbligatorio. Certo, è obbligatorio se il campionato non dovesse andare a termine, è obbligatorio. Se loro portano a termine tutte le prestazioni per le quali sono stati pagati, poi che se loro si abbassano il compensi è una cosa buona e giusta in questo momento. Perché loro non hanno problemi e ci sta tanta gente che ha problemi. Perché chi ha lo stipendio, amen, o in cassa integrazione, cosa, lo stipendio lo prende lo stesso. Ma tutti quelli che lavorano... Sono una cosa, quando tu parli, no? Facebook non mi consente di mettere in evidenza la conversazione. Scatta proprio un blocco con Palibato Ferrari. No, perché quello è Facebook, se ne va, lo vogliono fare direttamente loro. E Zuckerberg che se lo vede da solo. Ho capito. Zuckerberg se lo vede da solo. Come fa? Che da c'è? Vabbè, insomma, di che vuoi parlare? Fammi sentire. Sì, quando è uscito il mercato che nel frattempo sono... A me il mercato non piace. Anche a me. Credo. Perché io penso che quando siedono a un tavolo per fare trattative, questa società è il rappresentante del giocatore. Loro sono... Oggi la libreria dietro di te non l'hai messa, eh? La libreria finta dietro di te non l'hai messa. No, perché dovuto... abbiamo cambiato redazione. Qui stavamo cambiando redazione. Cromachi. La mia scrivania così. Cromachi si scrive Cromachi, che vuol dire chiave di croma. Cioè significa che tu sfondi sullo stesso colore del pannello di fondo, infatti si chiama green back se è verde o blue back se è blu, perché si fa sui colori fondamentali, e allora a quel punto se tu hai il verde di fondo non puoi vestire verde, altrimenti buca pure te. Perché era tutto verde, nella vecchia redazione era tutto verde. Questa ripresa è fatta dalla mia scrivania. Si usa molto il verde, il green back e non il blue back, proprio perché il blu è molto usato ed è un problema. Quindi si usa il verde con l'accortezza di non avere niente di verde addosso. E questo è il punto, anche il giallo. Però ma chi li useremo? Adesso non stiamo facendo ovviamente, stiamo facendo solo collegamenti in esterno, così. Quando riprenderemo la programmazione normale, però ma chi lo useremo per determinate trasmissioni? Ma non, se fossi venuto pure tu in studio in redazione avremmo messo il chroma key con una libreria dietro, ma in questo caso che si parla tu da casa tua, la io da qua, la libreria è vera ed è consumata, sta qua, Stanno quei libri, vengono a casa tua da 20 anni, stanno sempre all'anzo, sono mai moffi, e la polvere sopra ogni tanto passa la signora Maria e toglie la polvere, ma tu hai toccato.
Parliamo francamente. Oltre al vedere fotografie, non... Lo vedi questo scaffale qua? Marx, Engels, il Capitale, i discorsi, no? I prolegomeni, un sacco di cose là, eh? Io lo... delle letture che fai, Engels, Marx, ma che legge? Io ho studiato. Ma Marx, Engels, ma che legge? A parte che non le leggi, li tieni là su. A parte che sono stato un grande appassionato. La mattina mi è arrivato nella mazzetta e la rassegna stampa il New York Times, mi sapevi che ne sa, che leggo l'inglese io. Però posso dire che tu leggo il New York Times, un bel... Non ho fatto caso, io ho il mio iPad con i miei abbonamenti che mi leggo la mattina. Poi ogni tanto do un'occhiata se c'è qualche cosa da vedere, mattino, tutto sport. Che giornalacci. Mamma mia, che giornalaccio. Vabbè, insomma, l'amico tuo ha detto che viene Cavani, sei contento? Viene Cavani, no, è amico tuo. Amico tuo. Lui che? Beh, tu hai detto che veniva Cavani. Se dovesse venire Cavani, tu potrai dire, l'avevo detto io. L'ho detto anni fa, l'ho detto. Appunto. Sono passati 4 anni. Ma nel momento in cui viene Cavani, per qualunque motivo, viene a Napoli, tu sei l'unico che l'ha detto, perché l'hai detto prima di tutti. E una folla, una pletora di persone si è mobilitata dietro le tue parole. Mamma mia, ce la posso fare. Ragazzi, scrivete, liberato a Rocetto da batta chiuso in quarantena anche con le parole. Scrivetelo, per favore, diteglielo. Da questa sera abbiamo 5 minuti per abbuffare di male parole liberato. Sfogatevi, vai, forza, forza, sfogate. Ma 5 minuti sono poco, beh, scusami. Povera gente, che c'è anche in 5 minuti che dice? A me, mezzo. Ti dico la verità. Basta che non sono ammazzate, ribadisco il concetto. Ma che cosa, fammi capire. Ma ora si sta andando e fosse scapricciato. Che senso? Io mi sembra Napoli, tu donni le nude che pubblichi, fai, dici. Oh, poliedrico. Vuoi fare di tutto? Cioè, dei scritti in palestra, vuoi fare il figo del, il meglio figo del bigonzo. Appena sono andati in palestra, hanno chiuso il palestra. Hanno chiuso il palestra. Hanno chiuso la palestra. Quello è stato un fatto drammatico. Era bello, stavo andando in palestra, stavo ottenendo anche dei risultati. Il povero Dino è stato costretto a fare i servizi dall'altro mondo. Tieni presente un fatto. Io quando giocavo a calcio, nei tempi, facevo 4 allenamenti a settimana e mangiavo come a che. Tu eri la riserva di? Ero la riserva, eravamo in due categorie. Con Giampiero Ventroni io giocavo. Il primo anno ero la sua riserva, poi dopo eravamo in due categorie diverse. Giampiero era bravissimo. Stavo dicendo, quando giocavo a pallone, io presi l'abitudine che facevo 4 allenamenti a settimana, mangiavo come a che. Messo di giocare a fare allenamento, vado a mangiare. Poi mi ero abituato, andando in palestra, adesso avevo ripreso a mangiare. Sto la palestra, sto mangiando solamente. Lo sai, io ho la tendenza a dimagrire. Siete subito quando non mangio un po'. Differenza vostra, io ho la tendenza. Ma reazione, quando finisce il coronavirus, tu ti fidanzi. Come no? Fatto contagioso? Sì, anzi, dilla tutta, vuoi risposarti addirittura? Dare umano, questo è diabolico. Aspetta un momento, fammi lì, sto leggendo pure chi ha scritto. Rosario Caraccio, vabbè, amica mi parla bene di me. Non c'è dubbio. Sono molto vicino. Ha scritto quanta gente ha scritto? Bene. E chi ha scritto? Ma che gente ha scritto? Non leggi niente. E io leggo solo 10 commenti. Lo so che è dura per molti giornali e media fare TV calcio di questi tempi. Evitiamo bufale tipo Cavani, ma poi ce l'hanno con te, eh? Che bufala Cavani ti identifica. Ho capito, ma io c'è proprio niente sul giro. Non è successo e speriamo che non succeda, questa è la cosa. Dottor Chiariello, è meglio che Cavani sia un problema per Mertens. Dirlo che per radio ho sentito lui, hai detto che sarebbe un problema per Mertens Cavani. Io ho detto che ovviamente se fosse minimamente vera la notizia di Cavani, chiaramente non avremmo il rinnovo di Mertens, perché non potremmo pensare di avere Mertens più Cavani. Quindi se mai ci fosse un pensiero del Napoli su Cavani, vuol dire che il Napoli sta pensando di non rinnovare Mertens, ma per fortuna è una bufala e invece è probabile che rinnovi Mertens. Questo ho detto io. Ancora non ha rinnovato? No. E perché? E perché roba un incontro hanno stato in da casa, ma vabbè, si può fare pure un contratto via fax, non è questo.
Credo che in questo momento non c'è presidente al mondo che prenda qualche decisione di mercato se non capisce l'evoluzione della situazione. Credo che soprattutto adesso ci sarà un crollo dei prezzi di mercato. Per cui... Questo è il problema serio, questo è. Ma anche degli stipendi. Ancelotti, che è un furbacchione esagerato, quell'uomo di una furbizia, quello è più democristiano di te. Assolutamente. Riconosco quello come il vero democristiano. La gestione dell'ammutinamento fu meravigliosa. No, Ragazzi, decidete quello che volete, poi se sono mai no, 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 là non fu democristiano. No, 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 là non fu democristiano. Democristiano avrebbe apparato la situazione. Chiamava il presidente, dice: Presidente, caso c'è una guerra, non facciamo figure in merda, risolviamo in qualche modo, poi dopo ce lo piangiamo domani tra di noi. Là fu gestita veramente tra integralisti, poco democristiani. sì. E il Lui resto, quando viene mandato come uomo di diplomazia. fu molto democristiano. Detto questo, si è fatto contratto di 50 milioni di sterline. Poi ha fatto la bella intervista, 2 pagine, bella proprio, ampia, ampia, in cui dichiara che ce la dobbiamo mettere in testa, da domani nulla sarà come prima e tutti sappiamo che gli stipendi verranno dimezzati. Aia, Verranno aia. Aia. dimezzati per quelli che vengono. Isto, si è visto 50 milioni di sterline. Ma ci Capito? Capito? E De Laurentiis che se ne è risparmiato molti di meno, però pure qualcosa. Il tuo amico Pappone, Pappone come te, perché tu sei Pappone, Io ricordiamolo sono sempre. sempre mezzo pappone. E l'altro mezzo sarà lui, voi Papponi, è un fenomeno, perché Is si è fatto papà Ancelotti dal Chelsea per la clausola di Sarri. Gattuso, se se ne va, non piglia un euro e quindi ha faticato gratis, è un fenomeno. Come fai ad un capito? Però vedi, parlando quasi seriamente, perché io praticamente al 100% Sei capace. devi anche far crescere il progetto tecnico della squadra, perché il progetto economico è parallelo a quello. Adesso, secondo me, si Secondo me è stata una favola invece. dici? E a gennaio ha fatto quello che doveva fare. Quindi mostra la favola perché ha sistemato il centrocampo. C'ha 600 bambisti tutti chiusi. Ne toglie uno, Allan ne mette uno. Lo so, io credo che Allan a questo punto non convenga più. Se crollano i prezzi, Allan. No. Conviene per forza perché Allan, anche per 30 milioni, si è da vendere per forza. Il Napoli prenderà un altro Ma centrocampista. Allan adesso vale 30 milioni. Secondo me adesso Allan vale. è 91, giusto? Quindi ci avrà 29 anni. Anno e mezzo fa poteva valere 60-70 milioni. Adesso 30 milioni, faccio fatica a credere. 80 milioni. Cosa? A 80 milioni voleva il Napoli. Anzi, ne aveva quasi a chiedere 100. Ah, fu fatto l'errore a non vendere. Eh sì, è stato Ah, un fu errore. fatto. Perché poi fare bene il mercato vuol dire anche vendere al momento. Napoli spesso non capisce quando è il momento di vendere. A non vendere molto. Là fu fatto un errore. Là fu fatto un errore che... Andava venduto pure Koulibaly l'estate scorsa, probabilmente. Col senno di poi è facile dirlo, questo è chiaro. Col senno di poi uno dice a saperlo, andava fatto pure quello. Con Koulibaly ha sbagliato il tuo allenatore ideale, che Koulibaly ha fatto la preparazione. Tornato Chi è il da... mio allenatore ideale? Scusami. Chi Non ho capito? sarebbe il mio Che si è allenatore fatto 50 milioni dal... E ideale? Allenatore ideale mio. Ma tu sei imbarazzato stasera. comunque ti stavo dicendo, Quello è il tuo allenatore, ti quello è il tuo stavo presidente. dicendo che nel momento in cui ci sei, Ehi, io non ti vedo più. Non è una grande perdita, sto qua. non ti vedo più. Non ti vedo più. So che è successo. In regia, se riescono a sistemare il collegamento, Non al mi sono momento mai non morto ti si da qua. vede più. Solo io, bellissimo. Tu ti sei fissato con questa storia, tu mi Mia madre definivo me lo però. diceva sempre che ero bellissimo. Vabbè, ma brutto non sei, No, Basta vabbè. andare a Trabucco, va tutto bene. Vabbè, io sono pur belle, io sono belle intelligente. Poi non si può avere tutto dalla vita. Si è belli, intelligenti, sono fortunato, ma questo è un altro paio di mani. Intervisto la tua ex moglie, chiedo un parere, vogliamo fare? Non ho capito. Chiedo un parere alla tua ex moglie. E perché?
Non ne vedo il motivo, onestamente. Beh, allora, non ti si vede. Chi è che scrive sotto per sempre Napoli dicendo Maradona era democristiano? Maradona era democristiano senza dubbio. E chi è? Spera che scrivi queste cose. Lo so. Sperate sempre meglio, no, vabbè, di notifiche in casa. Beh, credo che ci sia un problema col tuo collegamento. Forse dobbiamo chiudere qua, tanto non stiamo dicendo niente di rilevante. Chiudi, infatti non sei più. State buoni. Ciao Umberto, alla prossima. Alla prossima. Quando è festa di Gaito? Mamma mia. Anche tu. Non... Ciao. Ciao.